Elezioni impronosticabili. A un mese esatto dal voto nel Regno Unito, ogni previsione può risultare audace. Uno tra il primo ministro uscente David Cameron e il leader laburista Ed Miliband trascorrerà 4 anni a Downing Street, ma il 7 maggio potrebbe decretare anche la fine del bipartitismo britannico. In un Parlamento senza maggioranza assoluta e di fronte alla batosta elettorale a cui sembrano destinati i Lib Dem, il vincitore potrebbe essere costretto a rivolgersi ai nazionalisti. I movimenti territoriali sono in crescita e pronti a fare il pieno di consensi sui temi dell'immigrazione e della sanità. Resta in testa nelle intenzioni di voto con il 34% David Cameron. Il premier uscente chiede di ottenere un secondo mandato per finire il lavoro, sostenendo di essere stato l'artefice di una crescita record e del calo della disoccupazione sotto il 6%. Non diciamo di credere alle previsioni, diciamo di credere alla creazione record di 1000 posti di lavoro al giorno e se ci atteniamo al piano per mantenere basse le tasse, per rendere la Gran Bretagna un luogo attraente per investire, formando personale e costruendo grandi infrastrutture, potremmo creare 2 milioni di posti di lavoro. Ed Miliband è dato un paio di punti dietro nelle intenzioni di voto. Il leader dei Labour definisce danni collaterali 5 anni di austerity a guida Tory e vede un paese dove la disuguaglianza cresce e la classe media è più povera. David Cameron non può difendere un'economia che fa perdere posti di lavoro e che ha peggiorato il servizio sanitario nazionale. Il mio piano punta a costruire una ripresa che vada oltre la città di Londra e a salvare il nostro servizio sanitario sapendo che solo quando i lavoratori hanno successo, la Gran Bretagna ha successo. Il risultato dello UKIP rappresenterà il sismografo del terremoto che promette di cambiare lo scacchiere politico britannico. Il suo leader, Nigel Farage, è riuscito a radicalizzare il dibattito sull'immigrazione contro l'Europa, tanto da costringere anche David Cameron a promettere un referendum sull'adesione all'Unione Europea. Dopo il 7 maggio, se ci troveremo nella giusta posizione, pretenderemo di indire il referendum e non sarà l'unico. Se lo UKIP apre a un governo di coalizione con i conservatori, i Labour, in caso di vittoria, potrebbero rivolgersi agli altri nazionalisti, quelli scozzesi, pronti a sottrarre alla sinistra diversi seggi oltre il Vallo di Adriano. Il voto del 7 maggio potrebbe aprire la strada a un futuro federalista.